Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Personale dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Cosenza e della Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito stamani a Belvedere Marittimo un sequestro di beni mobili ed immobili per circa 7 milioni di euro. I beni, tra cui 13 appartamenti, auto di lusso e 11 conti correnti bancari, sono riconducibili ad un noto esponente della criminalità organizzata, Giuseppe Nigro, e i suoi familiari, affiliato al clan Muto di Cetraro. Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 682 Ionio Tirreno, nei pressi dello svincolo di Marina di Gioiosa Ionica. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente tra loro. Una Volkswagen Golf con a bordo due donne, cugine, e una Fiat 127 con a bordo una ragazza di 29 anni, Rosa Maria Zappavigna, morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri. Sono riprese stamattina a Crotone le audizioni della Commissione parlamentare sui rifiuti, guidata da Gaetano Pecorella. A caratterizzare le audizioni della prima giornata, i pochi passi avanti fatti dalla bonifica nel territorio di Crotone e le indagini su Cerchiara di Calabria, per le quali è stato sentito il sindaco Antonio Carlomagno. Pecorella ha detto che stenta a decollare la fase attuativa della bonifica del sito industriale di Crotone. Per oggi è attesa anche l'audizione del governatore Scopelliti. Il Comune salva il Catanzaro Calcio dal fallimento, versando nell'ultimo giorno utile i 350.000 euro necessari alla società per potersi iscrivere al campionato di seconda divisione. L'operazione si realizzerà tecnicamente attraverso la Proloco di Catanzaro, che riceverà i contributi dall'amministrazione e li verserà alla società, diventandone azionista. E le buone notizie per l'FC potrebbero non finire qui, visto che il presidente della Lega Pro ha aperto ai possibili ripescaggi ed il Catanzaro quindi potrebbe ritrovarsi addirittura in prima divisione. La riscossione coattiva è il tema dell'incontro tra i vertici regionali dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia S.p.A., svoltosi ieri mattina presso la sala Antonio Scopelliti della Direzione Regionale delle Entrate a Catanzaro. La riunione ha visto anche la partecipazione dei referenti delle due strutture provinciali, nell'ambito del rafforzamento delle iniziative per garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie a tutelare adeguatamente la pretesa erariale. Da ieri è ritornato transitabile a Cosenza il tratto sud di Viale Parco, tra la sopraelevata e la chiesa di Cristo Re. I lavori sono iniziati dopo il dissequestro del tratto da parte dell'autorità giudiziaria e sono durati quasi un anno per un costo complessivo di più di 2 milioni di euro. È un giorno importante per la città perché ai cittadini restituiamo un'arteria fondamentale per la viabilità. Queste le parole del sindaco Perugini. Nessuno vuole trebbiare i campi coltivati dal clan Arena per la raccolta dell'orzo. E questa la denuncia di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, Isola Caporizzuto, dove è stata avviata la prima cooperativa sociale di Libera Terra nel Crotonese. Tra pochi giorni a Isola si dovrà raccogliere l'orzo seminato dal clan Arena, ha spiegato. Nonostante i terreni fossero stati confiscati, il clan ha continuato a lavorarli. Ma ora non si trova nessuno disposto a trebbiare. Tutti si tirano indietro perché hanno famiglia, ma non possiamo piegarci. Il professore Massimo Giovannini è stato riconfermato rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Giovannini, che sarà la guida dell'Ateneo Regino anche per i prossimi 4 anni, ha vinto ieri il ballottaggio con il professore Pasquale Catanoso, con 110,9 voti pesati contro 104,5. Il docente di giurisprudenza ha recuperato 14 voti rispetto all'ultimo turno elettorale, che lo ha spedito al ballottaggio contro Giovannini, che venerdì scorso aveva ottenuto 77 voti. Ieri a Cosenza, tra i giovani attori del cinema italiano, l'idolo delle teenager, Andrea Montovoli, e la giovane Chiara Mastalli. La primavera del cinema ha previsto anche l'incontro con Michelangelo Frammartino, autore della pellicola Le Quattro Volte, presentata a Cannes, dove ha riscosso un buon successo. La serata è poi continuata al Cinema Citrigno, con La felicità non costa niente, titolo della lezione laboratorio che hanno tenuto il regista reggino Mimmo Calopresti e l'attrice Valeria Solarino. Stasera attesissima passerella conclusiva di Star.